La drammatizzazione è una forma espressiva che contribuisce alla crescita dei ragazzi, quindi il liceo ha inteso dare in questo senso una svolta anche ai contenuti, svecchiandoli un po' e cercando di dare forma a quanto anche loro studiano nel percorso scolastico. Una svolta anche per far vedere che la scuola si svecchia dei soliti contenuti e cerca di formare delle persone eclettiche, con al centro lo studente, ma che viene completato e arricchito di tanti altri contenuti culturali e non. Quando abbiamo fatto le commedie di Pirandello, quelle rientravano perfettamente nel nostro programma scolastico e ci hanno concesso anche di riscoprire le opere di Pirandello in una maniera completamente diversa. Io sono fermamente convinta del valore formativo del teatro, perché vedo che i ragazzi riescono, come dire, a tirare fuori la vera essenza di sé, perché riescono a rapportarsi con gli altri, a recepire anche quali sono le regole comportamentali che bisogna avere in un gruppo di lavoro e soprattutto dare sfogo un po' alle proprie emozioni. Shakespeare, Pirandello, Plauto sono tutti autori che bene o male si studiano al liceo soprattutto, perciò trovare un autore che si è studiato prima o dopo aver fatto la rappresentazione è comunque un aiuto in più per ricordarlo meglio. Metricia Materis, Evisum Evihet, Idum, Era Amantis Servus Nuncias Bonunatra. Pleusicle, anima mia, occhi miei, come mi sei mancata! Filocomastro, luce dei miei occhi, quanto mi sono mancati i tuoi baci, le tue carezze! Per colpa di quel prepotente di Pirco Polinice, sono stata portata qui con la forza ad Efeso. Mi ha costretta a vivere in quella casa senza poterne vedere né parlare con nessuno. Senza di te ero disperata. Che mi baciavo con un giovane? Con Ercole sì, con questi occhi. Te li faranno strappare quegli occhi per la sciocchezza che dici. Ehi, non minacciare. Ma da dove salto fuori questo qui? Da dove? Da casa nostra, no? Tu non sei un innamorato, tu sei l'ombra di un innamorato. Giovanotto, tu credi che io abbia vissuto troppo a lungo? Ma io di anni, ne ho solo 54 e i miei occhi ci vedono bene.
e le mie gambe sono ancora veloci e agili le mani. Se i suoi capelli sono bianchi, la sua indole è tanto astuta quanto equilibrata. Per Polluce me ne sto accorgendo che, proprio come dici tu, Palestrione, ha l'animo disponibile d'un giovane. Ritornando al piano! Ciao, anche io faccio teatro da 3 anni e ho potuto constatare come è un'esperienza che davvero ti segna, è davvero importante, non solo perché le opere teatrali che mettiamo in scena rimangono anche nel cuore e studiarle viene sempre più semplice, ma anche perché il gruppo che si è formato è praticamente una famiglia e sono i miei migliori amici. Spero!